Buongiorno ragazzi e benvenuti alla lezione sui movimenti fondamentali del corpo umano. Oggi parleremo di assi e piani del corpo umano. Cosa sono? Sono delle linee e dei piani appunto immaginari attorno ai quali si possono eseguire dei movimenti. Partiamo con gli assi. Appunto, gli assi sono delle linee immaginarie e possiamo distinguere in asse longitudinale, asse sagittale e asse trasversale. L'asse longitudinale attraversa il corpo dalla testa ai piedi, quindi fino in mezzo ai talloni. L'asse sagittale attraversa il corpo davanti al dietro, quindi una linea che può passare, diciamo, dentro l'ombelico, mentre l'asse trasversale attraversa il corpo da destra a sinistra, quindi sulla linea delle anche. Questi assi intersecano dei piani che appunto sono dei rettangoli immaginari che dividono il corpo in due metà. Possiamo distinguere in piano frontale, sagittale e trasverso. Il piano frontale divide il corpo in parte anteriore e posteriore, quindi è questo qui in giallo. Il piano sagittale invece divide il corpo in parte destra e sinistra ed è questo in blu. Infine, il piano trasverso divide il corpo in parte superiore e inferiore, ed è questo in verde. Parliamo di piano frontale. Sul piano frontale, quali sono i movimenti che si possono eseguire? Sono adduzione, abduzione e inclinazione laterale. Vediamo un po' la differenza. L'abduzione è l'allontanamento di un arto dall'asse longitudinale del corpo, quindi nella figura l'allontanamento del piede dall'asse mediale o longitudinale è un'abduzione. L'adduzione è esattamente il contrario, l'avvicinamento di un arto all'asse longitudinale. L'inclinazione laterale, infine, è di solito riferita al tronco, quindi si può fare anche quando si porta appunto dalla posizione retta a una posizione intermedia rispetto all'orizzontale, ma è un'inclinazione laterale anche il fatto, ad esempio, di portare l'orecchio verso la spalla e viceversa. Quindi parliamo di piano frontale. Il piano sagittale appunto è il piano che divide il corpo in parte destra e sinistra. Su questo piano si possono eseguire i movimenti di flessione, estensione e piegamento. Cos'è la flessione? La flessione è il passaggio di un segmento corporeo da un atteggiamento lungo a uno breve senza che esso sia in appoggio al suolo o su un attrezzo. Quindi, flessione delle braccia è questa qui, che vediamo in figura. Oppure flessione delle gambe. Non c'è un appoggio degli arti. L'estensione è il contrario, quindi il passaggio da un atteggiamento breve a un atteggiamento lungo, senza che esso sia in appoggio al suolo. Il piegamento invece è simile alla flessione, ma c'è un cambiamento, ovvero gli arti sono in appoggio al suolo o su un attrezzo. Quindi è il passaggio da una posizione lunga a una posizione breve, ma con arti in appoggio. Quindi, quando in palestra facciamo i piegamenti sulle braccia, non si chiamano flessioni, perché le flessioni sono queste. Questa è una flessione delle braccia. Infine abbiamo il piano trasverso, che è quello che divide il corpo in parte superiore e inferiore, e permette i movimenti di rotazione e torsione. Quindi la torsione è il passaggio dalla posizione di busto eretto a quella di busto ruotato. Quindi si ottiene attraverso la rotazione delle vertebre attorno all'asse longitudinale. Ultimo
Ultimo concetto è quello delle posizioni fondamentali, quindi i decubiti. Cos'è un decubito? È la posizione in cui il corpo è in appoggio totale su un piano, va bene? Quindi possiamo distinguere il decubito supino, decubito laterale e decubito prono. Il decubito supino è la posizione a pancia in su, ok? Il decubito prono è la posizione a pancia in giù, mentre il decubito laterale è appunto quando siamo in appoggio sulla parte laterale del corpo. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima video lezione.